Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciSub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@sciuswebnetwork.com. Gianluca@sciuswebnetwork.com e Luca@sciuswebnetwork.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su SciSub Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente da Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte! Via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori qui su SciusWebNetwork.it. Ritorniamo provvisoriamente, due compari più uno. È incredibile che sono già due o tre settimane che riusciamo a mantenere alto l'impegno, caro Saius e caro Gian, e torniamo questa sera
con un ospite, vorrei dire, d'eccezione, ma ormai noi ci siamo non abituati, perché effettivamente è stata lontana per questioni artistica. Magari ci fossi abituati a te, purtroppo non è così, perché infatti quando hai la possibilità, insomma, riesci a farci visita. Questa sera abbiamo con noi appunto questa grandissima artista, che non presenterò io, perché non mi sembra il caso, in quanto tu, Gian, ospite, anzi capo di casa, e la possibilità di avere ospite lì vicino, esatto, lì vicino la nostra carissima amica. Quindi io, caro Gian, volevo solamente dire due cose velocissime. Invito gli ascoltatori ad andare sul sito, e sul nuovo sito di saiuzwebnetwork.it, questo sito pensato e creato ovviamente da lui, da Saiuz, anche questa volta. Io e Gian non siamo stati in grado di dargli una mano, ma comunque vediamo che è riuscito, come al solito, è riuscito comunque a fare un ottimo lavoro. Quindi veramente andate sul sito saiuzwebnetwork.it, ammirate questo splendido sito, fate i complimenti ovviamente al grande capo, e magari scriveteci anche in chat. Caro Gianni, io ti passo la parola, che sicuramente vorrai anche tu salutare gli ascoltatori, ma cosa ben più importante, introdurre la nostra cara ospite. Prego, Gian. Buonasera a tutti, come direi io, come direbbe Luca, che l'ha già detto. Grazie ai nostri cari amici web radio ascoltatori e web tv spettatori che ci stanno guardando, e siamo visibili quindi anche in web tv oltre che ascoltabili sulla web radio. Per cui, per chi ci sta già guardando nel nostro sito, in www.saiuzwebnetwork.it, va appunto a cliccare il player per quanto riguarda la web tv, vede già chi è l'ospite di questa sera, che abbiamo già preannunciato, siamo in diretta poco fa. Ringraziamo Luca, e non prima però, caro Luca, di salutare ancora una volta, di introdurre il nostro grande, colui che permette, tira le fila, nonché le redini di questo network, facendogli complimenti veramente per il nuovo sito, che anche Domenica stessa ha commentato positivamente. Certo. E quindi un saluto, e chiamiamo in causa anche il grande, grosso, nonché mitico Saiuz. Ciao Saiuzolo. Ciao a tutti ragazzi, buona serata, eccomi qua, sono pronto. Ciao Domenica, ben ritornata. Ma è decisa, Domenica, ben ritornata in questa trasmissione. Ma come va, sorvole? Che bella voce di soprano. Come sempre Saiuz a livello culturale. Adesso inizierà col solfeggio. No, col solfeggio, sì. Ciao, ma no, niente, io entro soltanto per salutare la Minica, salutare tutti i nostri ascoltatori, soprattutto il che è in chat, vedo già la Clara, e niente, vi ripasso la palla. Vai Gian. Con questa enfasi anche. Era partito bene Saiuz, lo sentivo bello, anche perché gli volevo dare far fare i giusti onori di appunto. Ciao Clara. Ecco, salutiamo la Clara che ancora ci segue, la ringraziamo. Poi se vorrà intervenire anche per fare, chiamandoci qui in diretta al numero, Luca, qual è? 0422 16 26 622, il numero comunque lo potete ritrovare in mezzo al sito, proprio in mezzo lo potete trovare lì, saiuzwebnetwork.it, 0422 16 26 622. Clara, che ultimamente ci ha fatto visita, diciamo così, appunto telefonicamente. Esattamente, esatto. Chissà se questa sera avrà qualche domanda da fare, esatto, alla nostra cara ospite Domenica. E chissà se qualcuno, esatto caro Luca, chissà se qualcuno dei nostri amici che sono in diretta web vorrà fare, non solo tramite la chat che trova nel nostro sito, ma anche telefonando appunto al numero che abbiamo detto poc'anzi, vorrà fare qualche domanda direttamente dalla viva voce appunto della nostra cara Domenica. E allora bando alle ciance, ciancio le bande. Ho letto la chat, scusatemi. Ho letto la chat. No, non volevo entrare. Chiedo umilmente perdono, mi prostro ai vostri piedi, inchinandomi, inginocchiandomi. Ma stavo leggendo la chat e mi ero dimenticato il microfono attaccato, acceso. Ma guarda te, ma cosa ti combina? Ciao a tutti, vai. Ciao Pierangela. Ciao Lorena. Non è mai stato così Saiuz, così lanciato. La presenza di Domenica secondo me lo ispira, gli dà energia positiva. Cioè, mi dà un'energia veramente
positive, cioè proprio perché c'ha quella faccia sempre sorridente, quel viso, insomma, quando parla c'ha quella faccia vedi Domenica, non si può fare un discorso serio che già esatto, per fortuna Domenica conosce già Saius, quindi non si offende. Sa che è un complimento. E dategli gli occhiali a quello. E allora, cari amici, passiamo la parola a lei. La conoscete, l'avete sentito, l'abbiamo nominata. E adesso, dopo 10 minuti, neanche, per tutti i 4 minuti di sigla, andiamo a parlare con lei della viva voce. Naturalmente salutiamo tutti coloro che ci ascoltano. Venite a collegarvi e chiamarci se volete fare domande a Domenica Zamara! Ciao caro Gianluca! No, siamo qua, Domenica, la scena è nostra, loro possono andare a casa. Mio regista, dovrei chiamarti regista, perché volevo dire buona. Che sarai il nostro regista fra un po'. Sì. Ed è stato un piacere finalmente anche lavorare finalmente insieme. Lavoriamo in questa maniera, regista è la prima volta. E infatti, lavoriamo. E lavoreremo, adesso caro Luca, mi faccio le domande io, mi risponde. Facciamo è bella questa cosa, infatti. Esatto, anzi Domenica mi fa le domande, io faccio lei. No, salutiamo anche Clara che sta salutando Domenica dalla ciao, chat. Ciao carissima. Che è sempre ciao. Eccezionale. E mi tiro sulle maniche perché cominciamo. Allora, naturalmente siamo qui per farvi portare a conoscenza dello spettacolo che andremo a fare appunto con Domenica. Lo accennavamo e comunque la pubblicità anche sul web si vede massiccia, insomma, a Crema sabato prossimo, sabato 7 marzo 2015 alle ore 21, Domenica, 21 esattamente. Se non sbaglio, poi anche sono 20:45 prima delle 9. Va bene, venite un po' prima. Esatto, ore 21, ingresso gratuito, quindi per gli amici che sono della zona Crema e dintorni, Crema, Cremona e quant'altro. Esatto. Anche Milano non è, anche non è male, esatto. Veniteci a vedere con la serva padrona di Pergolesi. Questa, come possiamo definirla, Domenica? È un intermezzo, cos'è? Diciamo intermezzo musicale oppure opera barocca. Opera barocca sì, composta da due piccoli intermezzi. Sarebbe troppo dire atti, sono piccoli intermezzi. Una opera molto buffa, tratta di storia di una serva, che sarò io, che diventerà una padrona. C'è anche un servo muto che sarà picchiato dal servo con grande piacere. È torturato, posso allenarmi? Ah! Picchierò tanto su palco. Ma non picchia duro, Domenica, non picchiarmi a dolce. Io dico no, battimi, mi sto allenando. Bene, bene. Oh, avremo anche ospite speciale, domani arriverà da Stati Uniti, di opera di New Jersey, maestro Robert Batz, che sarà il nostro carissimo ospite, direttore d'orchestra. Oltre che direttore d'orchestra, lui è compositore, eseguiremo il suo brano Saturnalia Strings, eseguito da Moody Quartet. Sì, il maestro Batz, che ricordiamo, poi anche chi va nel sito di Saius, nella nostra pagina in Facebook, può vedere chi sarà naturalmente, diciamo così, questo quartetto che ci accompagnerà, quartetto d'archi, il maestro Bassi, che avremo ospite, abbiamo questo onore, diciamo così, come si può dire, anteprima mondiale proprio. Lo avremo ospite lunedì prossimo, lunedì 9 marzo, dove verremo a fare un po' il resoconto di questo spettacolo e intervisteremo per l'occasione il maestro Bassi, che è dall'America, è qui con noi e per noi. Quindi sarà una puntata internazionale, caro Luca, nel senso che parleremo in inglese, quella come quando abbiamo avuto Stanley esattamente, Aleksandrovic, internazionali. Esatto. È stata bella che ci ha anche eseguito dei brani dal vivo, Stanley, con la chitarra. Vediamo sua. Maestro Batz cosa ci farà. Cosa ne pensi? E importante, Domini, io direi di anche chiamare in causa, adesso lui non potrà intervenire, l'avevo adesso invitato. È in aereo, infatti, adesso esatto. È in aereo, Stati Uniti. Ma anche Alessandro Colombo, che è il nostro basso eccezionale, davvero un piacere, che fa Vespone. Che farà Ube? Ah, no, Vespone. Vespone sono io. Vespone sei tu. Vespone sei tu. E chi sono io? Il regista? No, il regista è Vespone. Oh, una grande confusione. Opera buffa. Parla pure, Luca. Quando hai detto che fa Vespone, ho detto incredibile. Ho sotto mano la locandina. Sott'occhio, scusa, la locandina. Ma sei tu. Cioè, hai questo bisogno di accentratore. Ho pure sbagliato la riga. Pensa un po'. Ma è possibile che Gianluca farà servo muto? Impossibile.
Come la sua bella voce edizione. Come però fare anche regista. Però questo Vespone avrà una sorpresa lì. Vediamo se veramente sarà muto. Oddio, che sorpresa avrò. Domenica, non mi dire queste cose. Che non voglio vediamo vedere. Cosa ci presenterà. Regista, perfetto. Quindi un regista, sei muto, prendi gli schiaffi. Beh, perfetto. Sì, esatto. Allora, ieri abbiamo finito lo spettacolo dove appunto facevo questo albergatore, giusto? Dalle stelle alle stalle. Oh. Sì, era uno spettacolo appunto dove si parlava della Grande Guerra, del Grappa, li abbiamo avuto anche ospiti, abbiamo parlato di questo e lo spettacolo è andato bene, è stato un grande successo, sono state queste tre repliche, grazie anche a Clara che era presente anche questa volta, ed è stato sabato pomeriggio su invito, in prima anteprima, con tutti i vari sindaci, RAI e quant'altro. Ottimo. Poi sabato sera alle 9 e ieri pomeriggio alle ore 17 abbiamo avuto l'Angelo del Grappa, da un libro è stato tratto, lo dico anche per Dominica, questo spettacolo che ha avuto un grande successo, è andata bene. Io facevo la parte di una sorta di albergatore del Grappa, guida per i ragazzi che li accompagnava naturalmente tra le varie vicissitudini dei soldati del Grappa. Bello, bello. Quindi questa rievocazione storica, ma comunque questa cosa. Con costumi anche d'epoca? Con costumi di militari, divise della Clara. Della Clara, che è veramente eccezionale. Quindi le creature della Clara, come lei stessa dice, vivono e sopravvivono agli spettacoli. Le abbiamo sempre. E quindi, cara Domenica, posso sbagliare riga perché sono un po' stanco. La mia età. Ti perdoniamo. Sì, grazie, in questi giorni nonché anni tirati. E quindi dicevo, caro Luca, Uberto, fatto da Alessandro Colombo, che questo basso è davvero una persona splendida. Certo, ha una voce profonda, proprio da basso profondo. Anzi, quando parlo con lui mi viene proprio voglia di parlare con questa voce più bassa, più profonda. Sì, appoggiata. E sensuale, molto appoggiata. Sensuale. Sì, perché veramente Alessandro ha questo modo anche molto... molto raffinato ed è un peccato non averlo qui perché sarebbe anche lui di grande aiuto e supporto per raccontarvi un po' la storia nei suoi bei modi molto molto belli, signorili, e comunque anche che è un piacere ascoltarlo. Certo. Vi racconterebbe anche lui il suo personaggio che appunto poi è la classica storia tra uomo e donna, no? Storia d'amore alla fine, esatto, e che si sviluppa praticamente in maniera buffa, per cui è una delle poche opere, diciamo così, opere o comunque intermezzi, come diceva Domenica, che sono un po' piacevoli da ascoltare, perché di solito uno quando pensa all'opera lirica o comunque alla musica da camera o lirica o classica in genere, per stare un po' in senso lato, pensa sempre a una cosa noiosa di gente che muore, ma tutte le opere sono tragedie. Poi non muore esatto. Nessuno. Esatto, per fortuna no, per il momento. Voce... No? Nonostante... grazie grazie Luca, infatti Aida muore sepolta con Radames nella Traviata muore di TBC la protagonista, nel Trovatore la serva di Padova morta esatto. Nel fuoco morivo pure io nella serva morivi di Padova, pure tu tutti. Esatto. Sono morto tante volte questa volta cerchiamo di essere positivi e infatti è anche divertente, è bel happy end qua. Esatto, l'abbiamo già fatta a Giavera del Montello questa sì, l'abbiamo già eseguito tante volte con il maestro Paolo Fumei, e quindi adesso andiamo a Crema in questo importante, diciamo, ricordiamo che a Crema, per tutti quelli che sono della zona, coloro che vorrebbero venirlo a vedere, sabato 7 marzo 2015 ore 21 è al Teatro San Domenico, quindi è in centro a Crema, e poi abbiamo questo quartetto Moody, come diceva Domenica, che è composto dal primo violino Mattia Tonon, poi dal secondo violino Ilaria Zanella, dalla viola Lucia Zigoni, dal violoncello Erika Scapin e dal clavicembalo Floriana Iovino. E quindi poi vabbè, naturalmente Serpina interpretata da Domenica Zamara, ormai la conosciamo, il nostro soprano, Uberto d'Alessandro Lombo, dicevo, questo basso da Vicenza, e Vespone Gianluca Mancuso, anche regista. Che è molto bello, devo dire, perché è una delle mie prime regie da un punto di vista, come si può dire, musicale, teatrale, nel senso proprio di opera. Nell'opera, di opera. Sì. Ci hai aiutato moltissimo anche nel Barbiere di Siviglia, anche lì. Ti ringrazio. Anche con l'opera più buffa, diciamo, però qua il tuo completo debutto nell'opera, diciamo di sì. Ed è stato molto interessante lavorare con dei cantanti, perché poi le cose che faccio fare
agli attori, le trasporto a voi. Certo, è stata molto utile per noi, molto anche le posizioni, certo, l'intenzione, certo. E loro sono strepitosi perché comunque siamo contenti veramente. Sì, e c'è un bel clima, sì, infatti. Ti ringrazio, Domini. E poi è bello perché prende corpo questa cosa che dovevamo un po' anche prendere in mano così, insomma, lavoriamo come vogliamo noi. Certo, certo. Alessandro anche lui è strepitoso, per lui anche, è molto creativo, sì, molto, sì, veramente. Anche bella presenza scenica lui. Certo, certo, sì. Oltre bella voce. Esatto. Sì. E quindi ci dispiace non averlo con noi, lo salutiamo, caro saluto. Ciao. E quindi vi aspettiamo sabato prossimo, naturalmente, per quanto riguarda questa opera, questo intermezzo, durata di una quarantina di minuti, quarti d'ora al circa, massimo 50, dipende da tempi che prende il maestro. Che bello, esatto. E poi sentiamo il maestro. Sì. Allora, Luca, dopo il nostro monopolio, esatto. No, no, infatti ne approfitto perché questa sera ho capito che dovrò solamente dare informazioni di servizio, quindi hai notato? No, no, perché ma me l'aspettavo, perché già dalla prima volta. Appunto, già dalla primissima volta che appunto Domenica era stata nostro ospite in quella località di cui mi sfugge sempre il nome, cioè, sì. Dov'è che ci trovavamo, dove ti dovevi recare quella volta, non mi ricordo mai, quel posto lontanissimo. Quindi, già da quella prima volta in cui facevamo i primi esperimenti con la web TV, io già da lì capì come sarebbe andata poi ogni insomma qualsiasi diretta in cui appunto c'è Domenica e Gian all'interno della stessa quadratura. E che cosa accade? Esatto, io guardo molto serenamente, infatti mi sono messo a guardare un po' la chat. Oh, allora appunto vi aggiorno su questo. Allora c'è Clara che è scatenata, io ve lo dico già, Clara è scatenata e mi faceva notare una cosa, ci faceva notare una cosa, che sei sempre Gian Serio Umbroso, adesso che c'è la Domenica accanto ti sei trasformato, e questo è incredibile. Guarda com'è bello, solare e pimpante. Io e poi parlava di me, Gian. Esatto. Poi nel frattempo sempre Clara ci consigliava ottimi metodi per picchiare questo servo, quindi lei consigliava questo buon bastone con i nodi che lei ha e potrebbe anche prestarti, vedete voi. No, e poi ecco, all'interno della chat ho visto Mai che scrive: ciao Gianluca, sono Mai, ci vediamo giovedì. E io mi fermo qui. Dopodiché non dico nient'altro. E saluto Magi, sarebbe Magi, e sarebbe più che Mai, sì, che appunto salutiamo e ringrazio per essere qui. E chissà che appunto. Anzi, ho sbagliato giorno, è mercoledì quando abbiamo le prove a Vicenza, vero Domenica? Non è giovedì, domani, non è più giovedì, esatto. Anche giovedì, no, giovedì è giovedì Oderzo, sì. Ci sono stati questi aggiornamenti che avevo sbagliato il giorno, quindi... tutti i giorni ricordiamo che, esatto, ricordiamo che Gianluca non è pazzo e se guarda la sua sinistra perché appunto c'è questa voce fuori dal coro, diciamo anche chi è, perché sennò Gian, no, è presente, sì, anche non vuole venire. No, vabbè, comunque ricordiamo che è un validissimo, più che validissimo aiuto, una grandissima figura non solo per Domenica ma anche per noi, perché quando è qui nei fuori onda comunque è sempre molto presente, anzi addirittura adesso ti ha dato qualche dritta a Gian, giusto, salutiamo perlomeno, no, Enrico Bertato che vi dà insomma, esatto, anche appoggio esatto, per fortuna ci sei tu, caro. Bravo, Enrico. Che però non si fa mai vedere, non capisco mai questa cosa. Vabbè. L'uomo come sta dietro le cuffie? Non vuole, io lo spingo ogni tanto a io venire. Lo spingo, no, è troppo modesto, però bravissimo. Volevo dire una cosa, che noi artisti abbiamo tante persone dietro le quinte che lavorano con noi. Ci aiutano tantissimo, veramente. Senza di loro forse nostra presenza non sarebbe così chiara. ringraziamo veramente Enrico Bertato, ringraziamo moltissimo Clara che ci sta aiutando moltissimo bravissima, lei, sì, proprio con costumi, con suoi consigli favolosi, artistici e non solo. Poi Luigi Mosello, altra persona favolosa, che è un produttore, compositore, arrangiatore, che ci promuove tantissimo. Anche lui sta sempre dietro le quinte, non vuole fare parte di interviste raramente, però ci aiuta moltissimo. Ci sono tantissime persone così, proprio, apprezziamo molto.
Li salutiamo molto. Infatti mi appoggio a quello che dice Dominica, che non tutti hanno la fortuna, e per gli artisti in effetti è la fortuna, perché spesso siamo soli. Io parlo anche in prima persona. Adesso momento lacrima, vedo momento angolo di autocommiserazione. Dominica, se ti ricordi l'ottimismo e il realismo. Ma no, non è così male, dai. Che poi dicono che sono pessimista. No, è il realismo mancusiano, cioè nel senso che vivi tu come vivo io, poi vediamo se sei ottimista. Ma dai, positivo pensiero crea positiva realtà. Ecco, io sono un esempio. Se le cose vanno bene. Sì, ma sono quando io girano, che creo. No, io sto girando da sola queste cose, con sacrificio. Infatti, non arriva, non cade niente dal cielo, non cade niente. No, assolutamente. Anzi, dobbiamo spostarci se cade qualcosa dal cielo, perché la cosa mi puzza. Esatto. La cosa quando cade dal cielo mi puzza. E non sono i miei piedi, caro Luca, o okay, caro Sale, se volevate fare una battuta alla scienziata. Okay, stiamo vedendo che Luca, che ti interrompiamo. Stiamo deragliando, quindi signori miei, io direi che potremo anche mandare un brano. Giusto, Saius, tu sei già pronto, vedo. Io sono pronto, è un brano attinente, diciamo, quasi attinente alla serata. Bella che mi mandi sempre questi titoli. quasi attinente alla serata. Non ti preoccupare, fidati. Se Gianna ha la possibilità, perché vedo che stai guardando in una direzione, se hai la possibilità puoi anche introdurre il brano, altrimenti no, altrimenti lo introduco io. Non arrivi, vai. A vedere. Qua. Ah, ok, guardavi la chat. Sì, ok, esatto. Allora, YK 1974, immagino, il Sense of Orak o qualcosa del genere. Non so chi siano, non li ho mai ascoltati, li ascolterò con interesse in questo stacco musicale. Ritorniamo tra 3-4 minuti qui in diretta, dove c'è Gianluca, che ovviamente si è messo proprio a suo agio insieme alla nostra bravissima e bellissima Dominica. Prego, Saius, vai col brano. Vado col brano. Partito. Thank you.
E buonasera, allora, ben ritornati in diretta qui con Domenica Zamara, nostra... con Gianluca Marcuso, oh, nostro grazie. Vespone. Vespone poi ci sta, Venone direi. Non è male, e ringraziamo tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta web, dicevo, alle 22:29 minuti primi, CET, Central European Time, perché siamo appunto una web radio e web TV italiana in lingua italiana, ovviamente dall'Italia, e quindi l'orario è quello italiano dell'asse centrale dell'Europa, quello di Francoforte, Berlino, Roma, come dico sempre io, come dicevo io anni fa, cara Domenica. E siamo appunto con Domenica Zamara, questo nostro soprano proveniente dalla Polonia, ormai stabilizzato, ormai qui. Sono quasi italiana, diciamo. Esatto. Vivo in Italia, mio spirito, mia l'anima, dove c'è l'arte? Adesso lavoro tanto in Italia, canto lì, allora mio spirito è in Italia. Però, amo molto questo paese. Però, cara Domenica, non dimentichiamo che ultimamente hai girato parecchio. Ah, sì, sì, sì. E questa vista come è venuta bene? Non ce la siamo preparata ed è venuta bene? No, non ci avevo pensato. Di cosa parliamo? Non lo so. Adesso... Non essere spontaneo, esatto. Noi non prepariamo mai nulla. Noi di Saius poi... Non lo serve. Improvvisazione. Esatto. Infatti, Italia, volevo dire, è un paese di improvvisazione. Si improvvisa tutto. Ogni tanto capita spettacolo, proprio un concerto importantissimo. Tutto in lui momento. Cara Domenica, non è proprio bello questo, però. Non è bello, molto stressante. Abbiamo in America già una settimana, però che brutto, vero? Che brutto. Non c'è questa sorpresa come qua in Italia. Però dopo fine sempre benissimo, vero? È perché c'è un Dio superiore, supremo, astrale, cosmico. Cade dal cielo veramente una botta lì. Abbiamo improvvisato un paese, quindi. Esatto, mai preparare studiando prima, no, come improvvisazione in Italia. Bello, sì, bello. Bellissimo. Un mercato dove si spara. Forse Andrea, forse no. Ma forse chi lo sa. Chi lo sa. E non ti preoccupare, tanto lo spettacolo è buono. Ah, sì. Sì. Ci può essere, piace l'elemento della sorpresa. Io poi sguazzo nella sorpresa, come direbbe il caro Science. E quindi dicevo. Io dico, immagino Saius la cosa che si è caduta su una spolverata di polvere. E dicevo, Domini ultimamente ha girato parecchio. La partita, la ragazza è ubriaca, è contenta di essere con noi. Non so se avete mai visto Dominica nelle interviste degli altri network, caro Luca. No, ma è tutto, ma non è così, cioè, non è così. No, nel senso buono, tanto caro Dom, caro Domini, a parte che ti manca la cravatta, io vedo che naturalmente qui lei è di casa, ormai noi le vogliamo, sì, bene, la trattiamo come nella famiglia, la trattiamo proprio come un'amica ospite, non come in altri network che invece sei proprio l'oggetto da intervistare. Esatto, sì. Dappertutto è tutto serio, rigida, qua sì. Non siamo rigidi. Praticamente ci sta dando di tutto, perché è di gente seria, pressappochista, insomma, solite cose. Abbiamo un esempio, esatto, qui a fianco. E qui no, nelle prove non siamo così, siamo seri. Anzi, Enrico ha fatto delle belle foto. Io volevo dirvi che non so cosa avete preso, ma ne voglio un po' anche io, per piacere. E pensa che siamo anche astemi, cioè. Sì, non siamo proprio. Quindi entrate solo di droghe pesanti. Proprio se no, sintetiche, no, vegane. Vegane? No, Domenica è vegetariana. Io sono vegetariana vegana. Esatto, io non bevo, non fumo, ma per il resto sì, Domenica è una scelta. Infatti, volevo dire a tutti, ecco, amici, infatti ho visto su Facebook bellissimo profilo tipo Pasqua vegan, senza uccidere animali, soprattutto povere pecore, eccetera. Volevo dire che io da 18 anni non mangio più carne, sto benissimo, si può veramente vivere senza carne, si sta benissimo. Siamo pacifisti, amiamo animali, bisogna rispettarli, allora per favore, se riuscite. Gian, mi è venuta malissimo, sì, è vero. Ogni illuminazione. Potremmo mettere la foto di Styles che mangia carne e la foto di Domenica che non mangia carne. Dimmi tu. Guarda che potremmo tranquillamente, guarda, invogliare tantissime persone a iniziare questo percorso, perché uno dice, se
carne. Mangi carne e diventi così, se non mangi carne diventi così, è bellissima, è uno snob. ma soprattutto abbiamo il pubblico non pagante che ride, che è Enrico, qui al nostro fianco, appunto. Caro Luca, il bello è che Saius io lo metterei, appunto, se mangi carne diventi così con la foto di Saius. No, ma non così, la frase sarebbe, ti piace la carne, e metti la foto di Saius, capito? Saius, esatto. E poi dopo... Ma col sigaro e il whisky in mano, perché sennò... E se non c'è gusto, esatto. Pubblicità al regresso. Regresso, esatto. E viva l'ecologia. Esatto, viva l'ecologia, biologia, e vegetarianismo, e metti Dominica che dici... in mezzo ci sto io tra i due. Dove stelle le stalle. Tu, Luca, dove ti collochi? Nella tua solita foto con la birra? Io sono fuori schema, fuori da ogni tipo di... Esatto, qualsiasi cosa possibile. No, io non... No, vizi, come tu ben sai, quindi assolutamente. Ma di cosa stavamo parlando prima dello stacco musicale? Non me lo ricordo più, tra l'altro. No, parlare, è venuta così, Luca, senza pensarci, dei vari giri anche per il mondo e tournée, vai Domenica. Con giretto. I vari giri che ha fatto Domenica, l'ho detta all'italiana, di tournée che ha fatto Domenica, o comunque di spettacoli e quindi anche esibizioni all'estero, tra cui in America e tra cui ricordo, caro Dominic, Kevin Spacey, che è un attore importante. Sì. Quando io vedo la foto di Domenica con Kevin Spacey, di cui ultimamente sto vedendo un sacco di film da quando Domenica l'ha conosciuto e me l'aveva raccontato. Bellissima persona, Kevin Spacey. Lascio la parola a Domenica e vedo anche buonasera a Domenica, Gianluca e tutti i membri della radio da Nives 1998. Oh, Nives, volevo salutare carissima Nives. Nives è una persona eccezionale. Nives è spagnola. Però vive in Francia, mia carissima amica, ci siamo conosciute tanti anni fa, sono andata a fare tournée in Francia, ho cantato Narbonne, è venuta proprio a Nives con John, abbiamo fatto bellissima amicizia proprio, e da questo momento siamo sempre amici e Nives mi sta aiutando moltissimo, sta promuovendo mia carriera, spesso riesce a trovare ad esempio articoli sui giornali su di me che io non vedo mai. È fantastica, grazie, ti voglio bene Nives, sei fantastica e grazie a tante persone veramente che ci circondano, tante belle persone positive che ci aiutano molto nella carriera, che promuovono le nostre cose. Io spesso apro Facebook, guardo, qualcuno ha trovato qualche notizia su Portal, qualche mia intervista che io non sapevo che esistesse. Grazie veramente per queste cose. Grazie, vi saluto molto. Ci fa piacere, ci uniamo anche noi ai saluti di Domenica Nives e grazie a Luca che è già naturalmente scritto a lei sulla chat e la ringraziamo che è intervenuta a supporto nostro di Domenica. Quindi grazie per tutto. Un saluto e un bacione a Nives. Ciao Nives. Che naturalmente dicevi ci sta scrivendo da quale paese? Dalla Francia. Dalla Francia. Ci capisce in italiano? Sì, Nives è una donna molto intelligente, parla perfettamente spagnolo, italiano, francese, credo inglese, un veramente grande, grande cervello. O nous devons parler le français? Oh, mi dispiace. Io non lo posso. Non vi sto cercando già. Oh, la miseria! Saius, aiuto Saius. Vedi, Saius, voglio. Chi ripete vincerà premio, mio cittadino. Ok, c'è la lingua polacco. Vai, Domini. Prego, ripetiamo. Ripeti. Ho vinto il premio. C'è Luca che ho vinto qualche cosa? Ripeti Luca. No, non è arrivato l'audio. Non è arrivato. Ultimo classificato. Quindi, cari amici, grazie ancora per seguirci. And so, Dominic, we can speak in English. If we can speak in English, okay, yes. Have practice because tomorrow Robert Bass in Italy. Anche poi dovrò tradurre io, tra l'altro, Robert. Infatti, ti aspetta anche quello. Durante l'intervista con Robert Bass. Visto che ci sono la WeBank, mi apro le porte e poi chiudo il teatro. A chi ci siete? Una scopata in palco, una pulitina del pavimento e spaziamo bene là in fondo il pavimento. Robert Bazzo che tra l'altro sul suo sito ha scritto appunto che verrà in Italia il 7 marzo appunto al Teatro San Domenico, quindi già lui ha fatto promozioni, diciamo, ha citato questa cosa all'interno del suo sito robertbatz.com.
www.dominicaberry.com. Esatto. Quindi sì. No, è interessante. Tanto stavo leggendo la sua biografia mentre voi stavate litigando prima, e no, scherzi a parte, no, è veramente veramente ricca e bella, piena di cose, veramente complimenti. Non siamo, insomma, non sto più nella pelle di conoscerlo a questo punto, Gian, il nostro. Perché non direttore. Vieni anche a tema, caro Luca, tu che sei a due passi anche cioè, io la geografia abbiamo criticato tutti a me. Ma sai che io non avrei alcun problema a venire fino a Crema se solo sapessi dov'è. No, scherzo a parte. No, scherzo a parte. Crema. Sì, sì, ma infatti è un attimo, infatti pronti via sono Crema, non è lontana da Cremona. No, sono ci ma voglio sperare. Anche sì, ma in su in giù 53. Perché è importante questo. Un po' di lato. No, comunque belle zone anche quelle, sì. Bella città. Robert Bass è molto emozionato che potrebbe visitare il museo del violino, è fantastica, sì. Cremona. Anche perché come dico sempre io Domino, dico sempre qua in radio, ormai Luca e Sai se lo sanno e concordano con me ovviamente a parte le battute, quanto bello è il nostro paese che tutti ci invidiano e che noi non sappiamo valorizzare. Infatti, Italia è stupenda, io confermo. Ogni piccolo paesetto anche splendido, sì, proprio, cioè, tanti borghi medievali, tanta cultura, l'arte, scultura e per tutto. E quindi un americano che viene in Italia rimane cose con la bocca aperta. Anch'io mi ricordo la prima volta quando sono venuta in Italia, era a Verona perché studiavo in conservatorio lì. Quando sono stata davanti all'arena di Verona ho pianto, veramente giuro, ho pianto perché sono rimasta scioccata che avete cultura così incredibile. Ma non perché ci ho lavorato io, vero? Ah, proprio per questo. Proprio per questo. No, perché veramente ti lascia. Ti lascia con la bocca aperta. Non che la Polonia non sia altrettanto bella, anche perché Polonia, ogni nazione certo, ha la sua bellezza. Solo che Polonia è stata purtroppo bombardata durante la guerra mondiale, è stata distrutta. Ad esempio, Varsavia è completamente stata distrutta, allora è molto moderno adesso, purtroppo. Poi invece in Italia si è salvata molto, per fortuna. Sì, sì. Però peccato che noi non valorizziamo finché non abbiamo il modo di uscire, di confrontarci con altre realtà e culture da cui dovremmo imparare o prendere le cose buone e positive, come dico sempre. Però ci rendiamo conto poi quando abbiamo questi probabilmente stranieri o comunque la gente che viene da fuori Italia, America oppure la Dominica della Polonia, ma da altri paesi che in effetti dicono che siamo davvero il paese più bello al mondo, è per vero, il clima, la solidarietà della tutto, gente e la cortesia, poi la ovvio cultura, che la tradizione culturale. E io confermo. Ad esempio Cremona, sono rimasta stupita perché camminando per Cremona, anche sulle piccole strette stradine che sono molto caratteristiche, ci sono gli utai che creano strumenti, che fanno violini, si può vedere come creano questi strumenti e questa è una cosa bellissima, come tornare in tempo proprio, nei vecchi tempi. Ma nella città del violino non si trova un clavicembalo. Per assurdo, paradossalmente. Stiamo cercando un clavicembalo. C'è qualcuno di voi a clavicembalo da spedirci? Ce lo montiamo entro sì, prego. Ce non lo mandi pure. Sono 1,70 m. Esatto, un cadavere, insomma. Chi c'è la clavicembalo? Una cassa da morto. Speditecela pure a Crema e noi, o anche a Cremona, ci andiamo a prendere. È un appello che facciamo. No, scherzo. No, volevo dire una cosa, purtroppo mi dispiace molto. Queste sono battute nostre. Purtroppo in Italia, in tutti i teatri quasi, non c'è pianoforte, una cosa assurda che bisogna ogni volta prestare pianoforte, anche in importanti teatri. Perché bisogna acquistare, comuni devono acquistare pianoforti, almeno verticali. Ma Domenica, che problema c'è? Tanto andrà tutto bene, tanto. Sì! Arrangiatevi! Prendetevi pianola! Sì, c'è il pianoforte, c'è un violino, c'è la fisarmonica, batteria, chitarra, poi arriva Manguso e suona. Disgraziati. Sì, devo dire che questa puntata so che ti sta un po' piacendo per Luca, ma non puoi dare soddisfazione. Comunali, appello per voi, comprare pianoforte per esatto. Un appello di Domenica ai teatri italiani, bellissima nazione, l'Italia, un po' improvvisato. Pianoforte. Sì. Teatro, è come dire una macchina senza la batteria, per dire, ma non la batteria da suonare. Non serve pianoforte in teatro. Non ci arrangiamo. Sì, esatto. Canterò la cappella. Esatto, metti il CD e quindi. Con la base, sì. Scherzi a parte, alle 22:43 minuti primi, salutiamo Nives, 1900 risposto, che ci ha risposto ancora minuti fa. Esatto.
la ringraziamo veramente di cuore perché carissima, ci scrive esatto nella nostra chat. Grazie di cuore anche a te, carissima Domenica e Gianluca. E poi c'è scritto in francese: merci beaucoup, ma très cher, me, très cher ami Dominique et Jean-Luc. Oh, abbiamo veramente internazionale. Hai letto il francese come la Dolgisa, insomma. Sai usare piattino in un mare di tra l'altro poi con questo tono, con questo tono accusatorio, hai letto il francese come quanto l'avvocato del diavolo. Allora perché ti sento parlare in francese, ma insomma ti sento parlare in francese che ti riesce a fare con questi accenti. Era anni che non lo sentivamo così energico, eh. Sì, è la presenza di Dominica di Gianluca. Secondo me la presenza di Enrico di Torre di Quinta, secondo me. Che spremo la saio. Il mistero della feta. Caro Luca, le 22:44, l'ho detto due minuti fa, che ora era. cosa dici? Mandiamo un altro brano, vediamo Dominica. Dato Dominica questa sera è raffreddata, quindi la ringraziamo doppiamente. Scusate, esatto, per questa voce. Esatto, la ringraziamo doppiamente per, e poi noi diamo ben volentieri a disposizione gli spazi del nostro network a tutti, ovviamente, però è un piacere soprattutto per Dominica e la ringraziamo per essere stata qui con noi questa grazie, sera in queste piacere. Condizioni. Se vuole fermarsi ancora, che tanto è a suo agio e ci sarebbe ancora da raccontare, se no appunto Domini mi chiedeva magari di essere un po' più brevi, più celeri di questa sera. Non andremo avanti fino a mezzanotte come faremo con lei. La nostra trasmissione prevede ovviamente l'orario dalle 22 alle 23:30 circa, poi per fortuna abbiamo sempre qualche minuto di lasco e anche più. Replica qualche, esatto, come ci dice la regia Enrico, che salutiamo, che è qui con noi, il caro Enrico, e naturalmente in replica sempre rigorosamente il giovedì pomeriggio alle ore 14, quindi dalle 14 alle 15:30. Ma in replica provvisoriamente due compagni più uno, 4, giunta la quarta edizione. Non ha puntata questa, vero Luca, dall'inizio dell'anno, se non sbaglio, o decima, bah. Ma vedremo, li... stiamo sul vago, non diamo punti di riferimento, giusto? Sì. L'altra volta poteva essere l'ottava superiore per stare in tema. Chi risolve questo mistero? La cravatta di Gianluca. Sì, ricordo che la cravatta due anni fa era blu elettrico. Che anche era Dominica... blu? Sì. Ma Dominica, vedi, è un attimo a sbagliare candeggio. Esatto. Ma perché Dominica annusa la cravatta di Gianluca? Questa cosa non la capisco. Perché va bene. Sì, che non sa di niente. Ah, scusa. Trucco teatrale. Esattamente. Quindi, cari amici, vi aspettiamo sabato prossimo, sabato 7 marzo 2015, alle ore 21, presso il teatro. Cos'era, Domenico? San Domenico. Grazie. Di Crema. Esattamente. Venite, bellissimo teatro, veramente. Che poi sarebbe una chiesa sconsacrata. Una chiesa sconsacrata, si è trasformata in teatro. Ci sono tantissimi eventi culturali. Noi siamo proprio nella stagione concertistica, lirica. Tra l'altro è una serata appunto con ingresso gratuito, quindi non vi preoccupate, non dovete spendere un capitale per venirci a vedere, di beneficenza tra l'altro. Di beneficenza, sì. Quindi facciamo tutto a scopo benefico, naturalmente. Salutiamo moltissimo ANLAI, associazione di sclerosi di Cremona. Professor Nicolini, che è veramente bravissimo, poi Roberto Villa che organizza questo evento. Salutiamo tutti, veramente ringraziamo tanto l'associazione sclerosi multipla. E cos'altro possiamo dire? Poi Anlai che salutiamo. Okay, sì. Ecco, volevo salutare anche i miei cari amici di Sardegna. Non vorrei dimenticare che se ci stanno Ada, ascoltando. Maria Lai, carissima, ti voglio tanto bene. Ci marchi tanto, è Georg, esatto, che è nostro carissimo amico. Ci vediamo in Sardegna anche quest'anno. Bene, e speriamo anche di raggiungerli lì con qualche spettacolo, come Georg ogni volta si augura. Diamo un caro saluto, un abbraccio a loro, che sono eccezionali. Un abbraccio, sì, non potevo. Speriamo che ci stanno anche ascoltando. Vogliamo sapere la trama dell'opera, Luca? La legge addirittura. Ma si vede che la legge, non vedi gli occhi li muove così? La legge è quindi questo. Sono sul sito cosa impegnativa. Okay. Sono sul sito del teatro appunto San Domenico di Crema, dove c'è l'evento nostro della serva padrona, appunto con Domenica Zamara,
anche nella parte come soprano, nella parte se voi andate a vedere, nella parte appunto, ecco qua c'è scritto tutto, di Serpina, Uberto, Alessandro Colombo basso, vabbè, Vespone, Gianluca Mancuso, attore e regista, l'orchestra Quartetto Muti, e clavi Muti, l'ho letta la Zaius. E l'ospite Robert W. Butts. organizzata, come diceva appunto Domenica, dall'ANLAI, che sarebbe l'Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana, a favore delle associazioni, la CCSVI, che sarebbe della sclerosi multipla, io ho saputo rovinare anche questo momento. Bravo, la stanchezza, bravissimo. Cosa farò sabato prossimo, di un'altra settimana tirata, e associazione per la sclerosi multipla di Crema, naturalmente, Domenica, mi stia andando. Quindi vi aspettiamo, ricordo, Percolesi, ma ormai non ci sono più, la saiutina, puttana. Ora ho capito perché questa sera volevo finire prima, non per Domenica, che non magari è stanca, sei tu. Ah, tutto chiaro, certo. Pergolesi, ricordiamo che appunto è un compositore del 1700, giusto Domenica, come dici tu? Barocco, esatto, dal nato, però 1710-1736, è vissuto 26 anni, ragazzi, è il club dei JJJ, che era Janis Joplin. No, ho sbagliato programma, cari amici, siete su The Rock Band History. Non 27 anni, ma era 27, esatto, non era 27. Infatti, scusa, questo l'ho sbagliato. Infatti già pensavo questa cosa. Non ne sto azzeccando una, cari amici. No, grandissimo compositore, veramente. Esatto. Attualmente, volevo dire, sto preparando anche Stabat Mater, che eseguirò verso Mantovano, sì, di Pergolesi, per maestro Anselmi, bravissimo maestro di teatro Verdi di Buscoldo. Anche questa Stabat Mater di Pergolesi è splendido proprio. Com'è possibile che una persona, un compositore che ha vissuto solo 26 anni, ha scritto musica così matura, così spiritualmente profonda, così incredibile, Daniello? Scusate, anche io non riesco. Anche io non riesco, colpa tua. A livello armonico è splendido proprio, tutte composizioni. Che poi io dico sempre, dico un'altra delle mie banalità profonde, pensate un po', comporre un'opera, cioè che conoscenza deve avere, che genio, io mi sento già piccolo così, che per scrivere due righe non sono capace, ma per scrivere un'opera pensa che razza di conoscenza deve avere un compositore, poi all'epoca del 1700, pensa anche a Verdi, Mozart, Bach e tanti altri con la musica classica, che compongono musiche e opere vere e proprie, partendo dal nulla, specie all'epoca, creano tutto lavorando con grandissimi librettisti. Infatti, una volta c'erano grandissimi librettisti, proprio testa aveva sua importanza, sua profondità. Purtroppo adesso sì, non esistono più questi librettisti, tranne il dottor Fagiano, che ha scritto è un'altra cosa. Esatto. Tra l'altro scritto nel linguaggio anche del 400, quindi non facile. Sì, il dottor Fagiano. Però pensate anche a un compositore di musica, che conoscenza doveva avere, deve avere di tutti gli strumenti, perché poi ovviamente scritto al piano, poi va a distribuire varie parti, quindi deve avere un'armonia anche, è una cultura, per dire, i violini e gli archi mi fanno questo, le viole quest'altro, i bassi questo, pensate anche, caro Saius, che esprime il momento teatrale anche, esatto, perché... quindi noi siamo già intrigati con Saius a fare una qualsiasi minima bradipa cosa. Ora tu, io mi metto nei panni di questi, certo c'è chi mi dice all'epoca nel 700 e nei secoli prima e dopo quello facevano, ovvio che studiavano tutto il giorno, non avevano altro, non avevano divertimenti, o chi faceva quello studiava fin da bambino per quello, però dico sempre, pensate la grandezza di un compositore che dal nulla, specie all'epoca che non c'erano gli stimoli, la cultura, gli input di adesso, ha creato questo che hanno creato poi nei secoli, e sviluppando, io provo a pensare, io già a malapena mi suono la chitarra e canto, pensa se devo pensare che mi scrivo una composizione, poi la distribuisco nelle varie parti per l'orchestra, al clavicembalo quello, agli archi di cui violini, questo, viola, le voci, diverse voci, le voci che devono dialogare insieme, meglio che me ne torno a letto e non faccio nulla, faccio solo danni. E diciamo, questa è un'opera, diciamo così, ma non a casa ne ha spompato su dei non a casa. ho detto non a casa perché adesso aiuto, siamo andati perché questa sera Saius è quello che ha parlato meglio, ti ho detto tutto, no, sì. Quindi non a casa questi generi ne escono uno su un milione, quindi sì, effettivamente
non è un caso che appunto per l'eternità riecheggeranno queste opere. Beethoven era sordo, ad esempio. Bach invece era cieco anche, perché esatto. Scriveva sì, le note da Buch de Hut. Ecco, per dire, cioè, è pazzesco anche come erano combinati quando noi, vabbè, non facciamo battute su queste cose serie. Dicevo che naturalmente questa è un'opera buffa, quindi della durata di un tre quarti d'ora, meno di un'oretta insomma circa, ed è quindi divertente anche da vedere, a differenza delle altre opere o delle cose classiche che di solito sono tragedie e finiscono male. Quindi è prevista, una delle poche, cara Dominica, dove sono previsti dei veri e propri attori mimi, insomma, nel senso di figuranti che fanno o un attore mio, nel caso specifico sono io, muto, ok, quindi non recita, però di solito nell'opera o nella musica classica non sono previsti attori, no, quasi mai, infatti, per questo se non per comparsate o figuranti o parti magari caratteristiche dove passano nella scena ma non recitano, non fanno niente. Qua questo ruolo proprio di servo muto per Spohn è molto importante, proprio diciamo un ruolo chiave anche a un certo punto, il secondo intermezzo soprattutto. E quindi io vi invitiamo a venire sabato soprattutto prossimo. Soprattutto metamorfosi di Spohn. Sì, ecco, di farfalle. Capita esatto. Tempesta. Di questa opera, la trama è appunto, come dicevamo prima, che quest'Uberto, un ricco attempato, flemmatico e brontolone signore, ha al suo servizio questa furba serva serpina, sto leggendo, anche se non sembra, che con il suo carattere, bello, ci è piaciuta questa, Luca, lo so, ma veramente sto leggendo, ma te la devo fare in maniera come se la stessi dicendo a memoria. Bravo, non sembra che sto leggendo. Ecco gli errori perché li fai, perché devi far finta, hai capito che stai improvvisando, bravissimo. Sai, nell'americana quando dicono, e ti dirò per caso che allora questo ricco brontolone, flemmatico Uberto, ha al suo servizio la furba Serpina e anche Vespone, che sarei io nella fattispecie, e Serpina che naturalmente con il suo carattere prepotente ne approfitta poi appunto del suo padrone Uberto per dargli una lezione, le dice che di voler prendere moglie questo Uberto. Allora Serpina cosa fa? Gli chiede di sposarlo, di sposarla, che mai questa sera i generi sono andati, ma lui, anche se naturalmente è molto interessato a lei, rifiuta. Per farlo ingelosire, allora Serpina cosa fa? Questo è il classico gioco tra uomo e donna. L'ho aggiunto, non c'è scritto, ma lo sto dicendo in maniera tale che possa sembrare che sia spontaneo. Vecchi stili, trucchi teatrali di bassa lega. Naturalmente per farlo ingelosire... Funzionano sempre. Esatto, per farlo ingelosire Serpina cosa fa? Leggo testualmente, ma ti faccio vedere come se non fosse letto. Gli dice di aver trovato marito. Un certo Capitan Tempesta, che poi in realtà sarebbe sempre Vespone, che travestito appunto da capitano con la maschera, il cappello e il mantello, si finge appunto che ha questo ruolo di mimo, si finge travestito da soldato, appunto da Capitan Tempesta, e chiede ad Uberto, questo vecchio brontolone, padrone di casa, di cui Serpina poi si andrà ad ammogliare, 4.000 scudi in dote. Naturalmente, per non pagarli, Uberto si sposa Serpina, la quale poi, ecco che da serva, diventa padrona. Vi è piaciuta? Guarda, avrei fatto un applauso, guarda. Ma ti rendi conto quello che ha fatto Gianluca? Gianluca. Cioè, si vedeva che si leggeva. Che si leggeva ma si leggeva da solo no, ma cioè Gianlu, allora io devo proprio dirlo, no, lo devo proprio fare questo, perché ci vuole, quando ci vuole Clara, scusami, ma Gianluca non sentirà, ma tu sentirai e poi vediamo. Un tipico esperimento di natura tecnica, di tipo rumore fuori dal coro, e però la tipo a me è arrivato. Porca peccato. Va bene, comunque questa è la trama, quindi vi invitiamo a venire a vedere, se potete, 7 marzo a Crema. Poi quali altri appuntamenti avrai, cara Serpina? Cara Domenichina, Vesponone, Mancusone, cara Domenica, scherzi a parte. Allora, volevo dire altra cosa, che appena uscito il mio single Ave Maria per un bambino, scritto da Luigi Mosello, che ha scritto
scritto proprio la musica, arrangiamento e produce questo brano. Invece Brunella Postiglione, bravissima poetessa di Napoli, ha scritto testo. Andrea De Paoli ha suonato il pianoforte. Adesso stiamo promuovendo questo single di varie radio italiane. Presto sarà fatto videoclip, eccetera, che andrà anche in TV. Sto preparando varie cose. Adesso andrò a Torino prossimo mese, sarò nella stagione, cioè, il circolo lirico di Renato Bruson, con un bravissimo pianista, Andrea Musso. 15 marzo a Torino, poi 27 marzo Stabat Mater di Pergolesi verso Mantova con il maestro Anselmi di Buscoldo. Poi aprile vado in America, questa novità. Per la quinta, sesta volta forse. Ah, non mi ricordo. Anche settima. Anche settima. C'è più la seconda casa. Vado a New York per The Mann Center for Classical Music, dove farò con orchestra sinfonica concerto con arie d'opera. Deve suonare anche Lin Che, bravissima pianista, come solista. Maestro Robert Valls dirigerà questa orchestra. Sarà con me anche un tenore bravissimo coreano che vive a New York, Park, si chiama Park. Anche sarà un bravissimo violinista, non mi ricordo il nome, comunque saranno presto informazioni. Quest'anno probabilmente presto anche Messico, Sardegna, Polonia. Oh, finalmente sto tornando nella mia patria per un po' di concerti, vero, sì. Che da tanto tempo non tornavo, che era molto strano. Che cantavo fino in Messico, ma in Polonia mai. Sto preparando anche Cina, che mi hanno invitato a fare tournée in Cina, stiamo aspettando ancora visto, presto confermo le date. Poi Sardegna, ovviamente, Svizzera. Oh, infatti volevo arrivarci. Svizzera, sì, che è dove verrò a vederti. Sì, sì, veniamo insieme con carissimo Georg e Ada a Zurigo. Sono molto felice che vado in Svizzera. E poi siamo dove? A settembre. Ah, volevo anche dire che canterà durante il bellissimo vernissage di bravo artista polacco Paweł Rosiński, un grande pittore che farà grande vernissage a settembre a Padova, a Ponte San Nicolò. Comunque mettiamo presto informazioni, volevamo invitare tutti, io canterò durante questo vernissage, sono molto onorata e felice. Grazie Paweł, saluti. Comunque arriveranno prossimi eventi presto. Su Facebook, sul mio sito. E noi ci teniamo aggiornati. La porta, come sempre, è sempre aperta. Grazie, quando Domenica grazie, apprezzo molto. Avrà bisogno e vorrà tornare, anche non solo per fare promozione, come sempre, e pubblicare i propri eventi sul nostro sito e le nostre pagine, ma anche per commentare magari quelli che sono stati gli spettacoli, come quello che faremo lunedì prossimo con il maestro Robert W. Butz. Perché ovviamente oltretutto non è neanche disponibile, arriva domani tra l'altro, e quindi comunque non sarebbe stato disponibile per essere qui questa sera, ma avremo il piacere di averlo lunedì prossimo, in cui faremo una puntata un po' in inglese, tradurremo, sì, con il nostro coro maestro, anche un compositore, parleremo anche di sue composizioni bellissime. Esattamente. Alle 23 e un minuto primo, caro Luca, direi che lasciamo andare Domenica verso casa. Se si vuole fermare, e naturalmente per grazie, molto volentieri, solo che devo tornare veramente, perché non sto tanto bene, sono raffreddata. Poi domani viene il maestro Robert Butz, abbiamo le prove, dobbiamo preparare un sacco di cose artistiche. Oh, ogni giorno ne abbiamo una e siamo tiratissimi. Ah, sì. Però è stato grande piacere stare con Gianluca, come sempre. Grazie. E con la sua cravatta. Che era diventata blu e diventata gialla. Ma Domenica è con voi, ragazzi. Grazie, esatto. Carissimi Rosario e Luca. È stato un piacere essere grazie con voi. Ciao. Grazie a te. Grazie a Enrico, che vi sentivo e carpivamo che ti dava dei ottimi suggerimenti. Grazie Enrico. E, no, veramente grazie a voi, perché comunque ci fa sempre piacere che condividete con noi e con il network appunto tutti i vostri progetti, tutti questi eventi che sono veramente tanti, tra l'altro, quindi starci dietro immagino che non sia semplice, quindi bravi veramente. Tra l'altro, caro Luca, prendo spunto da questo che stai dicendo per dire che Domenica, nei vari eventi che fa, e quindi anche Enrico che crea naturalmente gli eventi, i manifesti, la pubblicità e quant'altro, mette sempre, e anche perché noi siamo sponsor ufficiale, tra virgolette, nel senso buono, degli eventi di Domenica, ci mette sempre il nostro logo. Certamente, oltre a quello questo, della Edit Music Italia. Linea musicale, di Luigi Mosella. Adesso ha cambiato nome, linea musicale, a noi facciamo parte di Classical Music.
e quindi ci mette sempre nei loro manifesti il nostro logo, e noi siamo ben contenti, ringraziamo che loro ci mettono, ma abbiamo dato, come si può dire, l'autorizzazione, perché siamo supporter naturalmente di tutto quello che fa Domenica, sì, senza problemi. Grazie mille, mi fa molto piacere avervi con me. Esatto, grazie. Come al solito, divulgando anche indirettamente poi di riflesso gli eventi che lei pubblica su Facebook, sul sito e quant'altro, perché poi vengono anche sulla nostra pagina. E Clara saluta Domenica ed Enrico, mi ha scritto qua. Grazie Clara, come sempre su Facebook. Ci vediamo a Crema. Tanto esatto, i suoi costumi parleranno anche in scena a Crema. In scena a Crema, certo. Anche le sue spade, le sue spade. Mantello e quant'altro. Sì, e quindi, è bravissima, veramente. E come diceva Domenica, in effetti l'artista ha veramente bisogno di un supporto alle spalle. Sì. Domenica, appunto, ringraziava Enrico. Clara, io ce l'ho. Per il momento ho la grande fortuna di avere Clara che mi supporta, che è veramente importante, perché noi già siamo presi dalle nostre cose, indipendentemente da quello che uno fa e tutto quanto, e quindi avere appunto delle persone che ci supportano e supportano. Non è facile supportare il film, sì, esattamente. È davvero importante, anche perché se siamo nervosi tremendi, però io sì, prima andare in scena non siamo, anzi io sono molto nervosa, rido e scherzo molto, anche troppo mi sa, prima andare in scena perché cerco di stemperare le cose, ma è stressante, questa professione è molto stressante, spesso siamo nervosi comunque e stanchi molti alla fine dello spettacolo, perché uno dà tanto in scena e poi non ci credo, e quindi appunto ringrazio anche la presenza di Clara che si è aiutato molto anche nelle foto che vedete nei manifesti che ha fatto appunto Enrico, che sono foto che abbiamo fatto ad agosto l'anno scorso con i fotografi di salutiamo Migafka, Giulia Shaklevska e Tomasz, che sono stati veramente dei grandi artisti della fotografia. Sì, mi dispiace che io ero al massimo mio storico, non che adesso sia più magro, sono più magro dell'agosto l'anno scorso, però avevo quei 5-6 kg in più che mi facevano più tondo, le foto sono splendide, e quindi gli ringraziamo per le foto che hanno fatto, davvero anche quella bella esperienza con artisti veramente strepitosi, sì, grandissimi artisti della fotografia, eccezionali, quindi anche lì Clara ci ha aiutato con i costumi e quant'altro. Sì, è stata bravissima. Ed è una bella fortuna, perché come dicevo, caro Luca, molto spesso poi io per anni, come tanti artisti ovviamente, si è sempre soli in giro, in tournée, in spettacoli, in serate, qualsiasi cosa tu faccia, sei sempre solo al ritorno, in macchina, andando, anche perché sai, non è che ti puoi portare dietro amici, compagni, compagne e quant'altro, perché non tutti possono avere la pazienza e la voglia di starti dietro, perché l'artista ovviamente parte ore prima dello spettacolo, arriva lì, finisce dopo, concentrarsi, per cui non è che puoi avere una persona che ti sta dietro come quasi un cagnolino, è brutto che lo dica, ma capisco anche fidanzati o fidanzate che a volte, se non hanno quella passione o se non possono capire, diventa palloso andare dietro a, diciamo al proprio partner o meno, quindi per quello si è spesso soli, ed ecco perché molto spesso la vita artistica sembra tanto paventata di sembra luci, così invece ci sono ore e ore di solitudine in albergo, domenica, di stress, di preparazione, di studio, ad esempio anch'io ho studiato tantissimo davanti pianoforte da sola, eccetera, nei bagni dei teatri, dei teatri. Sono famosi i bagni dei teatri, perché si va a recitare, cantare c'è buona acustica e ripassare le parti di solito. Infatti io volevo dire una cosa, spesso ricevo messaggi da fans su Facebook, oh la tua vita è così bella, colorata, sembri principessa con questi vestiti, la tua vita è come principessa, è una favola, veramente non è così, veramente sto facendo sempre grandi sacrifici, sto studiando come pazza per preparare un'opera, ci vogliono mesi e mesi e giorni, ore di studio e fatica, concentrazioni, stress, poi ovviamente sul palco sono felice, eccetera, ricompensa tutto, però sappiamo bene Gianluca come dico sempre io, non sono le due ore in palco, ma sono le 24 ore che riempiono, e quando sei in tournée in giro, anche tu Domenica lo confermerai, anch'io lo dico sempre, le ore di viaggio, la solitudine, stress, bisogna essere sempre perfetti, soprattutto proprio nel teatro drammatico che proponi tu e nella lirica che propongo comico, io, deve essere tutto anche nel comico, deve essere tutto preciso, perfetto, professionale, non si può sbagliare veramente, c'è grande stress e grande concentrazione. Esatto, e quindi poi quando vai in scena devi un po' staccare la spina con quelli che sono i problemi e non è facile perché magari anche una telefonata, una brutta notizia, una cosa detta male, certo. Un messaggio che ti infastidisce,
Ti posso garantire, caro Luca, tu che mi conosci bene, che minchianino i cazzi. No, vabbè, ma tu, non, ma tu non ti fai influenzare da queste cose. No, io non faccio influenzare. Minimamente. Quando sono in scena, non ci crederai, ma riesco a mantenere un minimo di equilibrio livello. Ma non, personalità, ma non è facile. Non è facile, ma non sempre. Perché poi a volte... la voce, noi crederemo sulla voce, con la voce sì. soprattutto. La voce è strumento vivo. Sì. Se ci sono emozioni anche negative, influisce molto. Mm-hmm. Vibrato è diverso, trema oppure c'è qualcosa di strano nella anche voce. Nelle intenzioni che metti, che sì. poi lo dico sempre anche ai ragazzi quando faccio i corsi di teatro oppure regia, è della verità delle intenzioni del pensiero mm-hmm. che vai a mettere, che poi piglia corpo con la voce e con la parola, mm-hmm. ecco, poi col movimento che segue il corpo e quello che stai dicendo. A volte è vero, ha ragione Dominica, mm-hmm. se hai delle negatività o delle cose che ti turbano, è vero che non viene sì, fuori quell'energia la voce giusta, non è, sì, sì, esatto, la voce influisce molto nel colore della voce, nel vibrato, vero, sì. eccetera. E quindi così. È vero, è vero. Bene, ah, non vi vogliamo tediare dopo 10 minuti. Che... Adesso vado. Devo... Basta. Non devi andare. Devo resta andare. Con noi. No, no, no. Di là, sì, sicuramente. Di là, sono... Chissà che non è lampada al sale, ma siamo... facciamo i fumi e i profumi. Oh. Esatto. Caro Luca, mandiamo pure un brano, una, sì, una canzone, sì. qualcosa più lunga, magari, e poi andiamo. A chiudere, io accompagno Dominica che ci saluta e rientro nello studio 2. Esatto, prima di mandare un brano, anche perché se ho ben capito, ritorno dal brano, forse Dominica non sarà più con noi, non ho ben capito. No, l'accompagno che la lascio andare e poi ritorno per i saluti finali per quest'ultimo quarto d'ora e poi andiamo a letto. Perfetto, allora salutiamo Marco che questa sera è stato in religioso silenzio e ma ci ha ascoltato per tutta la diretta. E tra l'altro dice Gianluca insensibile, tra l'altro. Fa notare questa cosa. per quello che abbiamo detto prima. Marco è quel mio carissimo amico che è in grasso libero, che lui si è accorto e lui è un grande. Oh Marco, volevo salutarti, grazie per la tua, grazie che hai visto questo esatto. ingrasso. Abbiamo apprezzato, non ci siamo offesi, anzi, non ti preoccupare. Anzi, abbiamo apprezzato la tua onesta sincerità che naturalmente ci evita. Hai letto magari. Con grande attenzione, esatto. tutto manifesto. Che a volte vedi scappa nelle miriade di cose che si fanno sì, e quindi anche sapere. Enrico, io capisco che deve seguire tante cose sì. no, che non l'ha stato... fatto Enrico. Non è stato direttamente teatro che ha progettato questo manifesto e può scappare. Era bello il manifesto invece. Complimenti Enrico, niente, neanche complimenti. Ok. Ciao Domini, grazie. Ciao, vi aspettiamo sabato prossimo, sabato 7 marzo 2015 marzo. Alle ore 21 presso il teatro San Domenico a Crema. Basta, sì, con la serva padrona di Pergolesi. Con Dominica Zamara, Gianluca Mancuso, Alessandro Colombo e maestro Robert Bassi. E poi Dottor Moody. Trovate quasi seri in questo momento. Sono quasi seri, perfetti. Neanche il direttore. Floriana anche. Esatto. Che ha provato con noi anche la settimana scorsa. Grande. Grazie. Bene, vi salutiamo. Intanto che mandiamo il brano, noi scompariamo dal video. Allora, sai, prima di mandare il brano, salutiamo anche Ada Maria e Georg. E ovviamente un saluto anche a Nives che appunto cita Dominica dicendo che è molto lavoro, è vero, ma fatto con amore. Perfetto, detto questo, carissimo Saius, mandiamo il brano di AK 1974 Railroad to the Stars. Mamma mia che brutta pronuncia. Prego Saius, parti subito col brano con questo Gianluca in sottofondo, in sullo sfondo, che è una cosa, guarda, che bello che è. Ah, perfetto, manda adesso il brano lasciando questa immagine. Sfumala. Aiutami, figlia! Serpina di.
E ritorniamo in diretta di nuovo, stai su webnetwork.it dopo l'ultimo stacco musicale. Abbiamo avuto ospite questa sera presso lo studio 2, dove appunto risiede il grande mitico Gian, questa grandissima artista, la Domenica Zamara, grande soprano. Sai che dopo le 11 Saiz io balbetto, lo so benissimo. Che questa sera anche Gian è andato un po' in difficoltà per vari motivi. Domenica Zamara, grandissimo soprano, che appunto ci ha raccontato dove saranno la settimana prossima. Complimenti veramente, perché stanno facendo un grandissimo lavoro e non a caso infatti è richiestissima in diverse parti del mondo, tra cui addirittura questa tournée in Cina, ci accennava prima, veramente notevole, veramente. Volevo giusto approfittare di questo piccolissimo spazio che mi concede Gian, in quanto si è assentato un istante, per salutare Priscilla Marvel, nostra grandissima collaboratrice, nonché speaker, nonché cantante e artista, comunque a 360 gradi, perché dipinge. Ho scoperto anche questo, caro Saiz, lei dipinge oltre a scrivere poesie, fa tantissime cose. Pure. No, infatti è veramente notevole. Tanto con un livello qualitativo mica male. E venerdì scorso appunto mi sono ritrovato un po' per caso, un po' perché ero curioso, a questo evento, il Marvel Day, appunto, il giorno del suo compleanno. Lei appunto ha organizzato con, diciamo, una troupe di persone, che amici e non solo amici, presso questo salotto culturale a Gazzotti, a Modena, zona centro storico, che in pratica trattasi di una residenza, quindi praticamente una casa, una grande casa, all'interno di una struttura, una residenza appunto tipica del centro storico di Modena, quindi grandissima, bellissima, altissima, levissima e non solo. No, è veramente, ha organizzato una piccola sfilata addirittura con altre ragazze. Ha avuto la possibilità di esporre i suoi quadri, notevoli, alcuni veramente notevoli davvero, e insomma si è anche esibita all'interno di questa appunto residenza, al pianoforte, lei voce e piano, viene un'altra ragazza che suona appunto il violino, e devo dire la verità, è stato veramente tutto quanto ben organizzato e ben congegnato. Eravamo un buon numero all'interno di questa residenza e insomma vi era un buffet, quindi ci siamo veramente molto molto divertiti. Veramente una bellissima idea quella che ha avuto la Priscilla, la nostra cara Priscilla, che questa sera appunto, e anche la settimana scorsa non c'era, perché era un pochino presa, no, dai preparativi di questo evento. Poi questa sera difatti eravamo già in tanti per quello che era l'evento, basti pensare, caro Saiz, che io mi sono messo praticamente in un angolo, perché la scena era tutta per Domenica e Gian. Anche giusto, dai. No, esattamente, Gian... sicuramente o la settimana prossima o quello dopo ancora, perché anche la settimana prossima prevedo un appuntamento molto molto intenso appunto con questo maestro, che sinceramente ci onora la sua presenza, perché veramente ci darà grandissimi spunti. Poi sarà tra l'altro una puntata in lingua inglese, già lo anticipiamo, per grandi tratti, dove appunto spero che Gianluca traduca. Gianluca tradurrà ovviamente non tanto per gli ascoltatori, ma per noi, no? Per noi, sì. Quello è il problema, sennò che ci stiamo a fare qui? No, bene. Quindi sicuramente, tornando appunto alla nostra Priscilla, rientrerà quanto prima alla base, diciamo così. Comunque veramente complimenti, ha parlato anche di arte a 360 gradi, di cultura. No, mi ha fatto molto piacere quello che ha detto, certe cose veramente sono sempre da prendere spunto e riproporle anche qui sul network, perché veramente credo che talvolta dimentichiamo di quanto sia importante l'arte e anche la cultura, che vanno veramente di pari passo. Detto questo, che ore sono fatte? 23:20, caro Saiz, quindi ormai questa sera
abbiamo ci siamo concentrati dando anche poco spazio musicale, no? Poco spazio alla musica per essere concentrati al 100% su Dominica. Adesso veramente possiamo un pochino, no, rasserenarci, mettere un po' i piedi sul tavolo, sbottonarci il pantalone, che ormai siamo stanchissimi. Però detto questo, io quindi manderei mandiamo un brano, così arricchiamo un pochino anche perché questa band, gli AK-1974, il secondo pezzo mi è sfuggito, dico la verità, il primo pezzo è interessante, quindi credo che adesso mi soffermerò su questo brano che è And the Wind Whispers Your Name o qualcosa del genere, perché come tu ben sai anche la mia pronuncia inglese non è che sia proprio eccezionale. Detto questo, quindi vai pure con AK-1974 e ci rivediamo tra 5 minuti qui su sitesurbenetwork.it per fare il punto della situazione e mandarvi tutti a nanna. Ciao. Benissimo, vai col brano.
Pronto? E rieccoci ancora in diretta, carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di Saius Web Network, per questa puntata che volge al termine. Rieccomi qui dopo aver accompagnato la nostra cara amica Dominika Zamara verso la via del ritorno, e sono ritornato, il vostro Gianluca qui con voi, con il preziosissimo Luca, il grande, grosso, nonché mitico Saius, dall'altra parte del vetro, dalla regia. E per queste battute finali alle 23:25 minuti primi di questa serata passata assieme, la nona o la decima puntata dall'inizio dell'anno di questa nuova stagione di Provvisoriamente Due Compari più Uno, appunto giunta alla quarta stagione, il quarto anno che andiamo in onda, e abbiamo iniziato in quel lontano 2012, 13, 14 e quindi 15 con quest'anno, con il grande Saius che porta avanti questo network. Quindi i miei personali complimenti di cuore veramente al mitico grande Rosario, che si prodiga sempre inarrestabilmente, uso questo termine un po' all'accetto la qualunque, per questo network, ed è davvero ammirevole, di cui io per Saius ho una grande ammirazione e stima personale, professionale soprattutto, perché ovviamente lui porta avanti questo suo bel progetto da anni, ma dando veramente di cuore e onestamente spazio a tutti, e questa è una cosa non da poco, veramente di nobile animo, se posso dire, caro Luca, perché solitamente c'è sempre, anche negli ospiti che abbiamo avuto in passato, nelle varie collaborazioni della vita anche che capitano, c'è sempre un, come si può dire, una sorta di sfruttamento da parte degli altri, che poi non è tornato quasi mai indietro per la stragrande maggioranza dei casi. Invece con Saius vi posso garantire, non per una mia personale collaborazione o amicizia, che a volte non vuol dire nulla, ma anche se sono di parte lo dico no scherzo, ma lo dicevo bene, è veramente Saius in questo è un grande. Quindi cari amici, avete visto Dominika Zamara questa sera e ben altri ospiti portati un po' da tutti i vari lidi e per altri naturalmente campi artistici, ma se anche voi vorrete, voleste, vorreste partecipare qui a Provvisoriamente Due Compari più Uno o alle altre trasmissioni che vanno in onda su Saius Web Network, quindi anche per quanto riguarda libri, se siete autori o quant'altro, adesso Luca vi illustrerà meglio, naturalmente potrete contattarci sempre alla nostra casella di posta elettronica di Saius, che è info@saius.com, e soprattutto alla casella di posta elettronica inviando email a Luca, naturalmente nella sua email, che è luca@saius.com, per quanto riguarda poi il responsabile organizzativo del palinsesto, che è appunto Luca, per l'andata in onda nelle nostre trasmissioni in diretta. Se volete appunto pubblicizzare i vostri eventi o comunque far conoscere le vostre attività, iniziative, professioni e quant'altro, venite pure da noi in quello scambio reciproco che va da sé, è un richiesto con Saius Web Network. Caro Luca, cosa aggiungere? Mi è venuta così questa, Volevo un attimo ringraziare Clara, io. Grazie Clara per i complimenti, Clara, che mi ha fatto per la musica che abbiamo trasmesso questa sera. Sai Clara, sarebbe Gianluca il direttore artistico, però come al solito mi ritrovo sempre io a dove scegliere la musica. Ti ringrazio, sono contentissimo che ti sia piaciuto. Comunque Luca, permettimi un appunto per ridere tu e io sempre del grande Saius, che lo spottiamo in maniera amorevole e benevola perché gli vogliamo un affetto dell'anima, ma è sempre il nostro padre, non solo putativo per qualcuno, nel caso io già, infatti, così in maniera teatrale. Guardalo che bello che è Saius, quindi cari amici che lo possono vedere in web tv del nostro sito www.saius.tv, in video. Il video, come dice lui, guardalo come spunta lui. Spunta in mezzo alla locandina, tra l'altro. Quella locandina, esatto, creata da Enrico, appunto, di Dominika e me. Poi questa foto un po' che io sembro un bodyguard che ha preso un pugno in faccia. Ma ho capito perché non è. Tu eri impegnato a giocare a calcetto, Esatto, Dominika mi ha detto vieni qua, vieni che ti facciamo la foto. Pum pam pum. Tra l'altro quella, caro Luca, e per gli amici che la stanno guardando, è una diciamo così panoramica di dalla parte del castello, diciamo, di Asolo, questo borgo medievale splendido, uno dei più bei borghi d'Italia, in provincia di Treviso, bello, a nord
Sì, di Castelfranco Veneto, tra Montebelluna, Bassano, Castelfranco appunto Veneto, ed è uno scorcio di quello che si vede dal castello e poi anche insomma l'albergo hotel dove siamo andati a fare di Villa Pisani le foto con Dominica e questi fotografi dalla Polonia di cui parlavamo prima. Io voglio ringraziare ancora una volta, caro Luca, permettimi, tutti coloro, se non sono spariti intanto, che erano stati in chat con noi, in particolare Ada e Georg dalla Sardegna, sempre amici di Dominica, che ringrazio per essere stati qui con noi a scrivere e supportarci, anche Nives dalla Francia e quant'altri, naturalmente, in particolare poi Marco e Clara, grazie veramente di cuore per esserci sempre e supportandoci al solito. Ricordiamo le altre nostre trasmissioni che vanno in onda, caro Luca. Esatto, quindi sai. stavo guardando la chat, infatti. Allora sì, altre trasmissioni, ricordiamo appunto Spazio Aperto, questo forse è l'ultima, non è una nostra creazione, ma è un programma per il quale abbiamo aspetto questa collaborazione. Tra l'altro devo dire la verità che la settimana scorsa, direi, Saius, quando è che sono andati in onda l'ultima volta? Mercoledì o il mercoledì prima? No, mercoledì. Ho sentito lo scorcio della puntata e ogni volta che mi capita di imbattermi un po' per caso, un po' per scelta, in questo programma, di verità, vabbè, io sarò di parte perché appunto è trasmesso su sitesofnetwork.it, però devo dire la verità che si affrontano sempre temi molto molto interessanti, veramente notevole, ci ha fatto molto, esatto, Antonelli Intranò e Ugo Lombardi, veramente. Poi ovviamente c'è anche la partecipazione di Massimo Bonella, che noi conosciamo benissimo e ringraziamo sempre per i suoi grandi lavori che fa in tema di attualità e non solo. E devo dire la verità che coadiuvati, gestiti da, sotto la parte tecnica da Savic, di dire la verità, sono veramente, veramente, creano un programma più che valido, veramente notevole. Inoltre poi abbiamo un altro programma, Don Chisciotte e Mulini a Vento, che è ritornato in auge dopo credo 2 anni che non, appunto, che è uscito un po' dalle scene Alfredo, e anche lì insomma trasmissione un po' diversa, diciamo così. Però diciamo va da arricchire sicuramente il palinsesto di Saito. Stiamo preparando anche una puntata, l'intervento, per affrontare un argomento abbastanza scottante e di attualità in questi giorni. Poi faremo sapere qualche cosa ai nostri amici che ci ascoltano. Certo, mi troverò tipo i bossoli sulla soglia della porta. Affrontiamo con un personaggio. Li stiamo studiando bene perché faremo intervenire una persona, diciamo, che è nel campo. Non dico niente, affronteremo tenete d'occhio Don Chisciotte appunto di Molino a Vento, perché potrà regalarci delle emozioni. Per quello che riguarda poi altri programmi, in palinsesto vi è Libero Orizzonti, che sembrava ripartito, poi un attimino fermata, ma ripartirà tranquillamente, ritornerà nuovamente. Le ragazze ovviamente sono delle perfezioniste, no? Quindi le cose le vogliono fare bene, e curando di fatto un programma in cui sono proprio motivi, devono conoscere l'artista, in questo caso si parla di opere letterarie, quindi libri e quant'altro, devono insomma conoscere un po' anche la bibliografia di eventuali appunto ospiti, e quindi insomma sono un pochino indietro con i lavori, ma tra poco ritorneranno quanto prima qui in diretta con noi su sitesofnetwork.it. E poi ovviamente insomma al di là di tutto il mare magnum di informazioni che noi facciamo, grazie al grande Massimo Bonella, che veramente non smetto mai di ringraziare per quello che sta facendo, perché effettivamente ci ha creato, al di là dei contatti, anche la rassegna stampa, che comunque è una cosa veramente impegnativa da curare, da gestire, e questo sicuramente ci va ad arricchire notevolmente il palinsesto di sitesofnetwork.it. L'ho detto troppe volte questa volta il nome del sito, e quindi ricordiamoci forse il programma meno importante, quello di lunedì sera, provvisoriamente di compari più uno, dove questa sera abbiamo avuto appunto ospite la grandissima questo grandissimo soprano, la Domenica Zamana, e ovviamente ci fa sempre piacere. Ma anche sottoscritto è stato un po' così, ci buttiamo dentro. No, ovviamente, anche perché lo studio 2 di Gian, tra l'altro, poi ragazzi, questa cosa dello studio 2 mi piace molto. Tu sei studio 3.
Ma io sono studio, appunto. No, Vedremo un giorno, forse anche Luca, che non si presenta mai in video. Qualcuno mi ha chiesto: ah, perché Luca non si vede in video? Perché non si vede in video? Alle 23:35 una bella domanda. Non ho i soldi per la webcam, no? È incorporata, dai. Sì, non c'ho. È questa, non lo sapevo. No, quindi questa puntata, diciamo che come al solito è finita fin dal di sopra l'orario abituale. Ormai i nostri ascoltatori, che salutiamo, stanno tutti andati a dormire. Io ricordo solamente che questa puntata, per chi volesse ascoltarla, potrà trovarla sul podcast messa a disposizione appunto da Sites sul nostro canale YouTube, appunto Sites Web Network, e potete appunto rivederla quando volete, non prima però dei prossimi, insomma, quanto ci metterei a prepararla, caro Sites? Ma diciamo io un paio di giorni al massimo dovrei riuscirci. Tieni presente, perché domani sera abbiamo una trasmissione da prepararmi, mercoledì c'è una alle 18:30, poi non so, Libero Orizzonti per le 21:30 se ci sarà. Direi, comunque entro mercoledì sera sì, e ci sarà tutta, anche perché volevo ricordare ai nostri amici che noi mandiamo in onda il giovedì sera alle ore 22 una trasmissione che va in onda in diretta alle 18:30 la domenica su Radio Piper di Fontana Fredda. È in collaborazione questa trasmissione, sempre curata e condotta dall'amico Massimo Bonella. E questo è importante perché è una trasmissione che parla di, cioè, intervista personaggi, insomma, come Giletto Chiesa, Giorgio Bongiovanni, soprattutto personaggi di associazioni culturali e non, diciamo, come il Sicomoro, scusatemi. E quindi sono tratta argomenti molto molto interessanti. Poi la domenica mattina alle 11 c'è Ecomondo 2000, che adesso cambieremo un po', diciamo, tra virgolette, il nome, metteremo tra parentesi Pianeta Oggi. Ecomondo 2000, Pianeta Oggi, è sempre curata dall'amico Massimo Bonella. Però non voglio ricordare a tutti i nostri amici di... voglio ricordare ai nostri amici di continuare a visitare il sito, perché il nuovo sito che sto mettendo su... perché ovviamente ci saranno degli aggiornamenti, ma soprattutto nel palinsesto, perché questo, noi mandiamo in onda 3-4 minuti una trasmissione, perché Gianluca non la fa più la trasmissione sul rock, sembra che ci sia, che cosa? Lo sapevo, cerco di fare un discorso serio, non si può fare con voi. La trasmissione rock. Rock. Beh, cioè, lo dico in siculo, no? Ora vuole. Fare, poi non c'è stata più nessuna richiesta, anche questa è la cosa bella, questa cosa che dico, vero? Va bene, e quindi ci siamo dovuti rivolgere a un'agenzia per questo. Okay. Matrimoniale? Sto cercando di far incavolare Gianluca, ma non ci riesco. Okay, vale, comunque sapevo che appena andava via la domenica sarebbe partita un'altra mezz'ora di trasmissione. Esatto. Come minimo un'altra mezz'ora di trasmissione, anche perché, caro Luca, quando ci ricapiterà di essere noi tre soli tra uomini a fare, come nei vecchi tempi, le nostre sproloquiate con Saius, che prendevamo un po' in giro in maniera amorevole e paternale, lui, esatto. Papà. Infatti spera mai più. Non a casa avevamo assunto o arruolato anche la Priscilla, non a caso cercavamo di avere degli ospiti che ci evitassero questo tipo di situazioni, invece non riusciamo comunque a trovarci in questa situazione, a ricavarci questi spazi, addirittura ricavarci lo spazio finale dopo un'intervista a Domenica Zamara, insomma. Io voglio dire, è stata dura per te, Luca, perché non c'era, secondo me, un punto in cui tu o voi potevate intervenire. No, ci siamo messi un po' in ferie questa sera. Sì, comodi. Sì, ce la siamo goduto un po', una volta tanto. Io ultimamente sono spesso in ferie. Non ho capito, ma va bene. Noi facciamo finta di non aver sentito. Ultimamente sempre sono spesso in ferie, perché sono sempre fuori onda.
D'altronde è questo Saius che spunta dal cartellone con anzi figura, facciamo così, mi metto insieme a voi, va? mi metto insieme a voi, guarda la grande regia di Saius. Guarda dove si è piazzato. Oserei dire, faccio una battutaccia, il fantasma dell'opera. Lo sapevo che facevo la battutaccia nei miei confronti. Che brutta, posso dire una cosa, che brutta cosa questa. No, non lo so, fantasma dell'opera. Sai che si sposta per tutto lo schermo, è veramente qualcosa di... Vieni a fianco a me, Saius, vieni. No, perché mi sembrano quegli effetti tipo da canale... da rete locale degli anni 90, tipo, sì, quelle cose. Eccoli, caro Saius, caro. Sono la scena. Eccola, guarda che belli che siamo, Saius. Che brutta cosa. Che bella foto di gruppo, dove Davide e Goria, il gigante della montagna, ci abbiamo ancora. Ti va messo la mano sulla spalla, Luca, guarda. Togli la mano dalla spalla, per piacere. Togli la mano dalla spalla. Benissimo, queste, come diceva giustamente Luca, e ha ragione, queste tristi regie anni 80. Ok, perfetto. È partita l'ignoranza. Bene. Sì, esatto. Detto questo, io direi che potremmo anche andare a dormire. Non riesco più a stare ferie, mi sa che così a papà, vieni a papà. No, ricordiamo che se fossi in diretta a sitesopennetwork.it, il player, vi dico solo questo, il player a sinistra dello schermo, basta a sinistra. E cosa sta facendo adesso Saicio quando stai allargando e diminuendo? Perché si continua ad andare sotto ascella di... mi tocca l'ascella. E poi ti manca tutta la pancia, vedo. Comunque, beh. Detto questo, ma io così. Va bene, infatti. Bravo, bene. Ringraziamo, dai, basta, torniamo seri, anche perché si sta facendo una certa. Ringraziamo chiunque abbia avuto il coraggio di seguirci fino adesso, tutti quelli che ci hanno seguito prima, Domenica Zamara ed Enrico Bertato, ricordiamolo, lui che comunque sostiene. Perché ridi? Ciao, è bella questa, vero sai? Ti piace? Ti piace? Guarda che ti punzecchio, papà. Questo momento che brutta immagine. Mi giuro, ormai non pensavo potessimo raggiungere un livello così basso. Siamo passati veramente da Domenica Zamara a questa cosa qui, cioè tutto nella stessa sera. Nell'orecchio, aspetta, nell'orecchio, Gianluca. Ok. Va bene, naturalmente alle 23:43, dopo un'aulica puntata culturale, abbiamo una howling puntata. Howling, vedete, perché è venuto un mal di testa. No, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Lunedì prossimo ritorneremo in diretta con, chi lo sa, forse veramente un ospite d'eccezione. Quindi vi aspettiamo numerosi e belli caldi lunedì prossimo, dove ci sarà questa puntata un po' particolare, dove già si dovrà sdoppiare tra l'italiano e l'inglese, anzi americano, perché lo slang è anche diverso. Detto questo, io vi do la buonanotte, grazie Gian, grazie Saius che ha reso possibile questo. Gian che continua ad abbracciare Saius in questa cosa bellissima. No, ci aggiorniamo quindi alla settimana prossima con provvisoriamente due compari più uno, mentre Gian tenta di abbracciare questo fantasma. E Saius che mastica la gomma in una strafottente cafona e maleducata. Quando mai mastico la gomma? C'ho la dentiera che mi sta scappando da bocca. No, Saius mastica il tabacco, che pezzo. Mastica il tabacco, hai capito? Quella tacchiera poi che... lui la confonde col bicchiere di whisky. Allora, cari ragazzi, sempre da pubblicità a regresso, non fate quello che Saius fa e mi consiglia di fare.
Bene, allora caro Luca, chiudiamo, dai, che ci siamo anche divertiti questa sera. Non ho mandato portarmi l'ultimo brano, Luca. Luca? Immagino che le band siano sempre loro, vero? Aspetta, mi sono perso. Io non gli chiedo qualcosa, li vado a pescare, eccoli qua. Il brano sempre di questa band, AK-1974, no, aspetta, sbagliato, sì, Your Wars. Scusa, avevo saltato la riga, stavo dicendo il brano di prima, invece. È quello. Ma sei sicuro di quello che hai detto? Sì, gli AK-1974, sì, credo di sì. Perfetto. Le parole, tra l'altro. E mandiamo il brano e ci aggiorniamo alla settimana prossima. Ciao a tutti! E che bello brano che siamo qui con sempre noi, con tutti noi! Ciao ciao! Tutto si deve spegnere in un momento di... Avete visto ed ascoltato la nona o decima puntata di Provvisoriamente i due compari più uno. Settima puntata! Dalla settima puntata in www.sciencewebnetwork.it. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!